Sto cercando di sistemare la webcam, che mi sembra un po' storta. Intanto mi si è bloccato Fortnite. Ah, insomma. Beh. Dimmi un attimo. Boh, che minchia è successo qua? Perché qua non sta andando niente, forte. Fermi un attimo. Ok, dovrei avercela fatta. Sarà bloccato tutto, semplicemente, non andava più niente. Tra l'altro stavo pensando di mettere la webcam in verticale, ma devo trovare il modo di incastrarla sopra. Perché volevo fare una roba del tipo così. No, è caduto. Allora, la copertura. Ok. Tutto a posto. Ce l'abbiamo. Ok. Mi sa che questa canzone è un po' copyright, vediamo un po'. Ah, vediamo un po'. Ciao Darella, buongiorno. Come va? Cosa mi racconti, bellissimo? Ho visto che eri su Warzone, sono entrato, ma sembrava fossi già in lobby con qualcuno, quindi ho chiuso. Madonna, sono stra indietro, ragazzi, devo fare un sacco di roba. Voglio questo. Assolutamente. Ok, come mai la lacrimuccia, come mai, che succede? Cos'è sta lacrimuccia? Che succede, amore mio? Dorel, forse dico forse. Posso venire a trovarti? Che ne pensi? Ciao, Fema, che trebbia! Come andiamo, ragazzi? Forse vengo a trovarti. Stavo pensando di farmi una vacanzuola da qualche parte, proprio 2 o 3 giorni molto tranquilli per rilassarmi. Vieni in piena pianura padana, ci abito già in pianura padana, eh.
Questo è De Bergam, eh. Ah, giusto, è vero, mi sono ricordato adesso. Ho messo la grafica quasi al massimo. Per caso si nota? Cioè, guarda le... No, c'ho pure le luci in acqua. Ah, il riflesso lì sopra. Non va bene, ragazzi. Se sto giocando Arena non va bene avere la grafica al massimo. Fa tutto meno che aiutare. Ciao Matte, grazie per il like. Come andiamo? Un attimo, vedere un po'. No, sto cercando di fare una roba io. Ok, perfetto. Ci siamo belli carichi. E andiamo a giocare. Direi di scendere in un posto tranquillo. Pinnacoli pendenti. Ah no, non lo è. Vedo 8 paracadute intorno a me. Dimmi che c'è un'arma decente lì sopra. Caputtana. No, che cazzo, mi sono buggato sopra di lui. No, non devo, non devo, anche io sono stupido però, non devo iniziare con un collega. Se no, non finisco più. What? È tornato il fucile d'assalto? Ok. Sì! Troppo fico, guarda che bello. C'è pure la versione con e senza cappello. Stavo bestemmiando in game e non ho sentito così detto. Ho detto che forse vengo a trovarti. Devo capire un attimo se c'è voglia quello, il mio amico con cui devo andare. Che volevamo farci un giro un po' così tranquillo. E io volevo proporre di andare in un posto di merda. Ho detto dove andiamo? Andiamo da Dorello allora. Scherzo, ovviamente, Dorel. Ai 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 ai. Poi al massimo ti scrivo per capire un attimo se è una cosa fattibile. Perché la mia idea era andare in un posto specifico e vedere se era nella tua direzione. Ma mi sa di no, però. Cioè, devo anche capire se ci vuoi andare là. Perché volevo andare in Val di Sole, ma. Poi volevo un attimo vedere se valeva la pena andare in Val di Sole o andare da un'altra parte. Che il mare non mi interessa. Andare al mare non mi interessa più di tanto. Dammi un bel fucile da distanza. Questo è proprio distantissimo, eh.
assistenza sociale proprio questa. Così. Dai, tiriamoli subito perché sento già che dovrò fightare istantaneamente appena esco di qua. Level di sole mettere un duretto di macchina più o meno. Sì, anche per quello dico, devo capire se ne vale la pena per me. La mia intenzione era andare su in Val di Sole in questi giorni. Mi sembra di non aver visto nessun altro in questa zona, quindi posso anche levarmi. Andiamo alla ricerca di nemici. Penso che a settembre. Ottobre faccio sotto Bergamo a prendere schiaffi tuo fratello per tutti gli insulti che mi tira e dare un bacino a te. Ah, che carino, ma io ti tiro uno schiaffo comunque. Prima lo schiaffo e poi il bacino ti do. Fa più scena così. E allora, questa partita qua, cosa facciamo? Dove andiamo? Che stiamo facciamo? Dove stiamo andiamo? Che nemici incontriamo. Prec, grazie per il pollicione. Come stai, Prec? Perché dovevo anche andare a trovare il contabile Bucchi per strada mi fermò. Vabbè, ma se organizzi bene, guarda che contabile viene qua, eh. Contabile appena gli dicono, ehi contabile, vieni qua a Bergamo, subito. Proprio, cioè proprio subito. Quindi basta che convinci contabile a venire qua e sei a posto. Tutto bene, un po' di mal di testa oggi. Più I don't know what this is, but che altro ho it's kinda ridotto hot. la quantità di caffeina che bevo in un giorno per un po' migliorarmi il sonno così. E ne sto risentendo perché il mal di testa dovrebbe essere questo, dovrebbe essere il fatto che non sono abituato a non bere caffè a quest'ora. Ho appena bevuto uno perché vabbè, il primo che ho bevuto in questo giorno. Ciao, Scefolo! Facciamo all'amore! Occhio che se dite così, chef, parte a manette, eh. Ma che è sto rumore? Perché c'è quest'aria? Come se stesse per succedere qualcosa. E questo che è?
Ok. Non ho la minima idea. Ho preso una kill in tutto questo. Dai, nemici. Allora devo ricordarmi che posso. Ah, io pensavo l'avesse scritto prank, infatti stavo per dire. Perché leggo male da questa distanza. Avevo visto messaggi di prank e sotto avevo scritto facciamo l'amore, stavo per dire no, prank, non scrivere queste cose che sennò chef mi parte a manetta. E infatti era lui. Infatti era chef che l'ha scritto. Mi sembrava che Perchitto fosse partito così a manetta. Ah. Tra l'altro, l'altra sera stavamo guardando il trailer di Il Signore degli Anelli Gollum, che è il videogioco che stanno producendo della storia non raccontata di Gollum, ok? Sì, e non ridete, vi ho confusi perché io mi sono girato, con la coda dell'occhio ho guardato uno, ho guardato l'altro, avevate l'immagine. Entrambi su sfondo bianco, quindi per me ciao, io che non ci vedo a queste distanze, è impossibile. Ok. Lo sta curando. No! La storia di Gollum non raccontata. L'hanno fatta vedere ed era proprio orribile da vedere. Cioè, io non credo di aver mai visto un trailer esteticamente così tanto brutto. Oggi, l'altro, no, ieri apro la live di Yotobi. Per guardarmi un po' cosa aveva giocato. E lo sento parlare del Signore degli Anelli e dire la stessa identica cosa che ho detto io. Che è una merda esteticamente e che non puoi presentare un trailer del genere. Cioè, fai un trailer su un gioco di un franchise gigantesco. E il trailer è con tutto fatto male. I capelli di Gollum che sembrano di plexiglass. Le rocce dietro che sono orribili. Il mio tesoro da 33 centimetri. Minchia, oh. Ti prendo a schiaffi, con quello ti sfascia tutto. Ecco, fantastico. Ragazzi, sono stato cancellato. Ciao, eh. Succeda, come stai? Stavamo parlando tra l'altro del trailer che abbiamo visto l'altra sera. Quello di. E tra l'altro sono in arena che sto parlando mentre che parlo di videogiochi. Del trailer di Gollum stavamo parlando. Ne ha parlato pure Yotobi. E ha detto la stessa identica cosa che ho detto io. Come puoi tu, una casa produttrice di un gioco che chiaramente stai cercando dei fondi per continuare il progetto, presentare un trailer dove le rocce, Dio caro, sembrano fatte di Pongo? Ma tu dimmi, ma ti pare normale? Fai una figura di merda. E non è che è un. Loro hanno detto questo è un trailer. È un trailer prova così. No, è un trailer ufficiale di una versione che loro ovviamente hanno detto. Questa è una versione ancora non finita. Sì, vabbè, ma il trailer è quello ufficiale, fammelo bene. Non so se avete mai visto i trailer. Cioè, a me viene in mente il trailer che avevano fatto in anticipo, quelli di Gears of War. Per chi non ha mai visto il trailer di Gears of War 2. È uno dei trailer più belli della storia dei videogiochi. E l'hanno fatto un sacco di tempo prima che il gioco uscisse. Quindi, per farti capire che non ci vuole molto. Poi vabbè, lì stiamo parlando, una è Gearbox, insieme in collaborazione con Microsoft. E l'altra è uno studio tedesco, mal conosciuto, mal cagato, che i giochi che ha prodotto sono quasi tutti osceni. Ma non è vero, osceni, però sono un po'. Fa una merda.
Gollum cuirassa, sì, infatti Gollum cuirassa c'era, eh. Era orribile, sembrava sembrava fosse pieno di gel. Uno spot della Pantene, qualcosa del genere. È il prima però, eh. Capelli unti e pesanti? Prova Pantene. Martina, grazie per il like. Come andiamo anche oggi? Sì, la vocina era fatta apposta, ragazzi. E oh! Non ce l'abbiamo. E secondo te perché sono qua che sembra un cesso a pedali? E chiede alla mamma se ce l'ha da qualche parte. Ma non c'è neanche un nemico? Che stiano camperando dentro i cespugli? Hello? C'è nessuno? Hello? Amici? Torno a buttarmi in piscina e ti sogno tutto. What? Sei in piscina, Scheffolo? Buon per te. Qua non fa troppo caldo, ma c'è l'aria pesante. È l'unica cosa che mi dà fastidio. Non è che mi dà fastidio, mi fa i nervi proprio. Sento spari. Come si è salvato? No, scusami, non mi ha dato la kill, veramente. Ah no, quello è loot. Un attimo. Cosa vuol dire veloce? Aspetta, aspetta. Che cazzo? Raga, giocate voi per me. Sento passi! Vedo passi! Quanto mi date se faccio una roba tipo... Corona. Fucile a pompa d'oro. Quante belle cosine.
No, no, niente di utile questo. Io non c'ero. Avete bisogno di privacy? No, no. È chef che è sempre così bello, bello animato. La rega in camera tua dipende da quello che mangi. Cioè, vaffanculo. È il mio toy boy. Cosa sono queste cose? Quello è un nemico? Sì, è un nemico. Enemy spotted. Come minimo adesso entro in un cespuglio e mi trovo una persona come ero io prima. Però non vale, io prima ero FK, quindi ci poteva stare che camperassi, eh? Mettiamo le cose in chiaro. Non mi piace questo. E questo qua. What? Voglio in merda. Manca uno di questi team. Vabbè, io sono quello con la posizione migliore, quindi. Oh no, c'è quello stronzo là. Mi gratto. Comunque vado alla merda di CGL per una merda dichiarazione. Come mai? Andato. Coglione. mo' è difficile però, eh. Non so minimamente dove sia. Possibile che sia questo qua sopra di me?
120? Il 720, scusa, 720. Ragazzi, easy. Cazzo, per fare per avere sta cagata mi sono versato la colpaccia. C'ho un mal di testa, ragazzi, madonna. Ok, io per strippare meno. Vabbè, dai, ci sa se ce l'hai dietro casa. Non hai tutto sto gran sbatti. Ah. Voglio la spada. Sì. Equipaggio. Continuiamo, dai, mi sento bello carico, ragazzi. Ciao Fede, grazie per il like. Io voglio assolutamente capire come si partecipa ai tornei, perché non l'ho ancora fatto, voglio farlo. Anche se faccio schifo. Ciao Cesa, dopo. Fai il bravo, eh. Finisco sabato. L'ho fatto qualificare per un torneo. Adesso vediamo. No, sono arrivato quel giorno lì, mamma. Cioè, in teoria di solito fai una settimana di prova. E sono arrivato lì così. Ciao. Ma ti porti dietro il cane? Ok. Trudy, vieni a salutarmi. Aspettate un attimo. Facciamo questa cosa. Trudy! Che bella. Ciao Trudy. Guarda qua. È spaventatissima dalla sedia più debole. Oh, in qua. Ciao amore. Ciao. Ciao. Vedi di farla brava. Non c'è niente di dentro. Quanto è bella? Quanto il suo padrone. Ecco, io in questo momento per fare sta roba qua ho perso qualsiasi drop possibile e quindi morirò all'istante nel momento in cui scenderò. Ecco, tipo lì, team nemico. Chiunque mi sta sparando è veramente pessimo, eh? C'è da dire. Ma questi si rompono anche così? Oh, molto meglio. Ah, c'è Marco. Vabbè, finisco questa partita e poi lo invito. Dai, intanto invitiamolo qua. Così.
Ciao Marco. Allora, qua devo prima di tutto prendere un po' di risorse. Non spacco gli alberi perché non conviene rompere gli alberi quando sei in open. È tipo un segnale, sono qui, è il momento di darmi. Avete capito che cosa? Quale parte anatomica del corpo? Quindi non fate. Rotto uno, perfetto. Giorgio, grazie per il like. Sì, t'ho sparato con una revolver, mamma mia. Si è subito nascosto nel suo cucuzzolo. Nel suo bozzolo. Cosa mi ha lanciato? Davvero, grazie per il like. Come stai? Ok, è uscito, è scappato in quale direzione però? Secondo me in uno di questi cespugli. Tipo lì. Mal di testa assurdo, quindi di merda. Anche io mal di testa. Siamo compagni di mal di testa. Fa il mignolino. Batti 5. Da dove?
Eccoti. Eri tu? No, eccoti. It's kinda hot. Come fai a sembrare con mal di testa? Non ho streamato ieri, quindi ho detto vabbè, mi metto a fare un po' di live. Ciao, come stai? Grazie per like e condivisione. Perché se non l'avessi già fatto, like, follow e condivisione, ragazzi. Come Coppa Fulmine. What? Posso giocarlo? Non lo so. Vabbè. Ciao Marco. What? La spada infuocata. What the fuck? Potevo così. Affermativo. A parte il mal di testa, al ciclo. Fare modo, non è educato. E sai che fosse? Eh? È abo. Viene bene. Ancora la disperata ricerca di lavoro. Speriamo prossimamente. Body shaming. Tu hai fatto body shaming. Hai fatto la patente, la sto ancora facendo. Sto ancora studiando. Devo ancora preparare. Sono completamente incapace
Non vedo nessuno. No, non incapace nel senso sono... Madonna, ho mirato tantissimo. Incapace nel senso sono pessimo tipo per i test e quelle robe lì, non riesco a farli. Devo fare la patente io. Solo che faccio veramente difficoltà a prendere le risposte esatte. Non perché non conosca la teoria, ma perché sono... C'ho i miei problemi. Diciamo così. Cos'è quello? Sabrina, grazie per il like. Benvenuto in live. Come stai? Cosa c'hai tu? Stiamo solo questo. Ma veramente, ma mi ha rubato la kill lui stesso. Prendo se mi fa delle risposte se non ho domande. Leggere bene le domande. Non devi essere frettoloso. Purtroppo la calma non è una qualità che possiedo. Faccio sempre le cose abbastanza di fretta, questo mi frega un sacco di volte. Qua c'era un team, quindi devo stare attento. Su di me non c'è vita. Uccidi il lupo, uccidi il lupo. Quindi quelli che pensi sia corretto, lo passare a successo.
dovrei provare. Vabbè, si vedrà alla fine, intanto. Il momento in cui verrò ripoggiato. Prima o poi imparerò, no? Veramente il tempismo di questi qua. Ma erano camperati lì sopra. Ma hanno fatto passi. Faccio questo e poi vado su COD, Marco. Ma mi senti? Sentite tipo una scorreggina nel microfono, quindi penso che non ti vada il microfono. Ah, sì, anche quello mi hanno detto, ma hanno detto che se non sbaglio conviene piuttosto lasciarla in bianco, giusto? Qual è la risposta? Ma dipende. Cioè, lasciarla in bianco e poi ripensarla. Mi stanno da solo. La porta, ecco. Sì. Lo dovrei riscaricare. Oggi lo scarico tanto. No, no, è l'altro fratello. E tu dove pensi di andare? Andrea, grazie per il like! Come andiamo? Sembrava lui. Vabbè, abbiamo più o meno tutti lo stesso timbro vocale. No, tranne io che ce l'ho diverso da tutti. C'era una zanzara mancato. Brutta stronza, anche ieri era qua in giro.
Mannaggia. Stronzo della zanzara. Mio. Ciao Marco. Non mi hanno visto. Ok, forse mi hanno visto. Caffa, stronzo. Oh, il lupi no, eh. Il lupi no, eh. Vieni qua. Mio! Andiamo! Era per la prima kill della giornata. Ne ho fatte prima di kill, eh? Maleducato. Ah! Nemici. Decisamente più veloce il lupo. Oh! I miei centri si sono attivati! Attenzione! Ah, la kill di zanzara, sì. Guarda. Si pusha. No! Buono. Ho visto. L'ho visto, qua davanti a me, primo piano, davanti a te, sotto di te esattamente. Non ci credo che l'ho... Gli ho tirato... Gli stavo per tirare la cecchinata e non avevo caricato. No, avevo caricato! Ah, no. C'era lo stantuffo lì, come si chiama? Il cichi cichi... Io sono a posto. Però devo trovare della carne per il mio lupo. Quindi direi che tu. Cosa sta facendo? Lupo! Cosa minchia stai facendo? Va bene. No! Oh, oh, oh! Scendi dal mio lupo!
Bastardo! Il mio lupo! Mangia la carne? Mangia... Ok? La sta mangiata tutta, struzzo di merda. Ti faccio così, ti risca... ti curi. Ah, si cura. Ah, che bello. Sei sotto tiro, ok. Andiamo lì? Va bene, adesso andiamo lì. Adesso cerco un lupo anche per te, promesso. C'è un cinghiale qua se vuoi. Ecco una matata. Salta io sopra. Bravo. Andiamo. All'avventura. Ah, ma che cazzo fa? Lo cure facendo l'arrosto. No! Ma poi il lupo. Non ha una buona carne il lupo, dai. Cinghiale, sì. Piazza, sì, c'è di cinghiale. Un po'... pomodoro fresco. Qua c'è una taglia in teoria. Prendiamo anche questa, va. Ok, qua sopra. Lo vedo stanco il mio lupo, ma non capisco cosa ci abbia. Ah, sono gli NPC. Non l'ho assaggiato mai, ma in cima mangiano tranquillamente qualsiasi cane. Ah, ma in realtà anche lì no. E a quanto pare sembra che sia una cosa che dipenda molto anche dalla... dalle varie razze. Marco, ci sei? Sono su di me. È il tuo momento. Hai un nemico alla tua sinistra. Alla tua sinistra. Qua sotto di te. Dietro di te. Prendi la corda, scappa Marco! Oh buono Marco, vado su Coddio. Io faccio un'oretta lì e poi stacco. Dai. Buona serata, buona giornata, grazie per aver giocato. Ciao! Non si sa mai, magari code dice gnagno, vai un giochi oggi te. Boo. Eccolo, Warzone. No, però, cioè, quando una carne buona viene comunque coltivata o viene consumata. La carne di cane viene fatta in quei paesi lì perché c'è anche carenza di cibo. E poi c'è sempre stato il problema dei cani randagi per le strade, che erano un problema effettivo perché... hanno sempre causato problemi. Ma non dicono che sia buona, eh.
Sembra sia più una roba del bisognava risolvere un problema e allo stesso tempo non buttare via cibo, possibile cibo. Chi c'è online? Nabboman, che starà giocando con loro. Bentiz. Invitiamo Mario, vediamo se c'è. Mario cosa sta facendo? È in partita anche lui? Prima ti vado da solo. Ah, mi sa che è full. Vabbè, andrò a giocare da solo. Andiamo su sta mappa del cazzo. Questo è un mirino? Chiamalo Merino. Ma questo è Ezio Greggio con la barba. Ma perché? Una spada. È uno stocco. Scotland. Vola! Ma no! Basta scherzare. Inizia la vera battaglia. Va bene, dai. Proviamo a farci qualche partita fatta bene. Dai. Cercavo di sedermi bene, ma non ci riesco. La mia bellissima skin di Snoop Dogg. Diciamo che ricorda vagamente il Snoop Dogg, eh? Siamo onesti. Resistete fino allo scadere del timer per rientrare liberamente. Accumulate punti per accelerare il conto alla rovescia. Sta arrivando un nemico. Fate piazza pulita dei bersagli. Mi stai seguendo questo, mi sa.
E pareva. Camper di turno. Non ci credo, non avevo munizioni. Che sfiga. E posso trovare un'arma a terra senza munizioni, mannaggia a me. Cecchino, io quanto odio sti cecchini qua di mano, guarda ragazzi. Sono assurdamente orribili. Il gas è sempre più vicino. Veramente camper è lì. Figa. Ma ragazzi, mi sta rompendo il cazzo di COD. Cioè veramente è ingiocabile. Come minchia fai a giocare qui? Come fai? Come fai? Lancio di equipaggiamento alleato. Dov'è il mio load qua? Com'è che qualcuno ancora non ti ha fatto una suplex mentre dormi? Gas in arrivo, c'è una nuova zona sicura. Non ero io il camper, però fa niente. Accetto comunque l'insulto. Sì, sì, sono passato al COD. Stavo un po'... Ho detto, sono troppo felice di giocare in questo momento. Devo un attimo deprimermi. Ho detto, dai, andiamo su COD allora. Tanto a quello ci riesce a deprimermi. Dov'è che si entra per mettere la bottiglia? Ah, dall'altra parte di là, mi sa. Forse di qua? Ah,
sopra. UAV nemico attivo. Me lo ricordo. No. Ragazzi, devo andare, raga. Ti servono due bottiglie. Ah. Grazie Martina. Ah, allora giochi Martina. Ho sentito qualcosa. Era lo scudo. Io non ci credo. Questo qua ha piazzato uno scudo. L'ho sentito. Camper del cazzo. Ah, quanto. Ah. Cioè guardalo con chi mi stava ammazzando. Che arma c'aveva? Almeno un'arma decente. Madonna. Mi ha dato tutto strano. Cerca la sala col tavolo lungo. Lo so, ma mi servono due bottiglie, fa niente. Vabbè, comunque se sei a casa per una partita, vieni pure. Almeno non sono da solo a tiltare. Tilto in compagnia. Non c'era uno spiccio, mi serve. Non ci credo. Non ci credo. Ok, un tizio su questa torre qui. È in cima? Non mi pare sia in cima però, eh. Autonomia UAV esaurita. Sì, è in cima. Il gas è sempre più vicino. Guarda che bello. Ora sì che si ragiona. Andiamo a prendere un altro UAV. Anzi. Ammetto una sorpresina per questa. Ah, era lui mi sa. Beh. No, mi sa che c'è qualcun altro sopra qua. Attacco in corso. Bombardamento fallito. Disturbatore nemico individuato nella vostra area. What? Cosa sto vedendo là? Ma
Ma scusate, no, aspetta, una sinistra, destra, come si chiama? Ho visto tipo lì. Mark target for airstrike. Qui Phoenix 3, attacco in corso. Un po' più avanti però. Ecco, devo tenere. Bersaglio rimosso. Passa in avvicinamento. Nuova zona sicura. Beh, torniamo su. Mark target for airstrike. Qui Phoenix 3, attacco in corso. Bello sto gioco. Bello sto gioco. Nessun nemico colpito. Passi in arrivo. Ultimi 5. Resisti fino all'ultimo. Qua. Poi a sinistra c'era qualcosa? Un altro andato. C'è qualcuno sotto di me sicuro? La zanzara quella che mi stava. Cassa in arrivo, c'è una nuova zona sicura. Ho la maschera. Cassa in movimento. Direi che mi ho con la maschera. Dai, che faccia di merda! Dai! Che schifo! Che schifo! Che schifo perdere così! Merda! Ah, ste facce di merda! Un fottutissimo camper mi ha ucciso, ma io non ci credo. No. Se qualcuno vuole venire a giocare, venga pure. Intanto ho visto un'altra zanzara qua in giro, quindi devo attivare la mia modalità caccia alle zanzare. Ci avevo ancora le tacche della maschera, perché... No, non ce la facevo comunque. Vabbè. Che merda. Che merda per te. Ah, sì, facciamo così, dai. Vabbè, giochiamo ancora. La storage da. Ah. Usi Marco PNZ. Sì, le stavo provando. Perché mi continuavano a sciogliere con queste due. Ho detto, vabbè, usiamole. Se la gente abusa di queste armi qua, perché non posso farlo anch'io. Genesa!
Come stai, Cinisa? Sì, sono singolo. E anche nella vita vera. Sei online? Fermo tutto per Cinisa. Coppia, che scoppia? Vedi che hai capito. C'è anche Martina che mi sembrava esperta, ma mi sa che non vuole giocare. Tanto qua è livello provoloni, altro che pro player. Ho sentito che questo è il reparto Provoloni. Buonasera, salve, sono Andrea Ginnisa, anch'io ne faccio parte. Saluto, salve. Saluto, salve, questo è il centro di recupero Provoloni. Sì, siamo noi. Ottimo, non chiedo per un amico, chiedo direttamente per me, ho bisogno di provarci proprio. Chi dici sei bravo? Ma ho camperato tutto il game, ci credo che ho fatto 11 kill. Cioè, ho dovuto camperare i camper, questo è il bello. Perché, non so se hai visto, quello che ho ucciso prima di morire era fermo dietro un barile. Cioè, per farti capire la merda di player che ci sono in sto gioco. E io purtroppo Posso? mi devo abbassare al loro livello. Dimmi. Oh, sto venendo, mi sono fatto un singolo adesso, giusto così, per vedere com'era. Praticamente sono andato a Vineri e all'inizio si è sparato un po', ci siamo divertiti all'inizio. Dopodiché non si è sentito un cazzo. Terza safe, quarta safe fino all'ultima. Non Nessun sparava nemico, vero? nessuno, nessuno. Anche adesso ho girato tutta la Alberato, arriva mappa. l'ultima, arriva l'ultima. E poi dovevi camperare perché sentivi i passi, poi non li sentivi più. Capivi che stavano dietro a qualche cazzo di angolo, cercando di Certo. capire quando esco. Classico, ultima safe, cerchio quello più stretto. E iniziano ad arrivare. Uno che correva da un lato, uno che correva dall'altro, uno che correva dall'altro. Ho detto, vabbè, mi sono tolto davanti quelli che ho visto. E poi l'ultimo cerchio quello era. Sono andato Fabio, lì, grazie c'erano per il quattro like, casse. benvenuto. E una casetta. Uno stava in una casetta, l'altro stava dentro una cassa. E l'altro stava Ascolta, dormendo, non lo so. hai visto come è finito sto game? No, non ho fatto in tempo, non l'ho Eh? visto. Ero su uno di quei torroni, non il cibo, le torri quelle circolari giganti. Ero su in cima perché, vabbè, l'ho pulito da due camper, perché tra l'altro pulisco uno dei camper. Esco, inizio a fightare altri team. Torno lì, ce n'è un altro. Cioè, ho ucciso quello perché ne arrivasse un altro di nuovo. Gli ho tirato bombarda. Mi sono ucciso col mio bombarda anche se ero dentro la torre. Che il gioco, cioè, il gioco in quel momento ha tirato una scoreggia mentale assurda. Sono su quella torre perché, vabbè, la safe chiudeva praticamente sopra quella torre. Ho detto, vai, prendo l'high ground. Mi sono fatto tre persone così. Siamo top 3. Ne vedo uno camperato dietro un barile, in mezzo alla safe. Cioè, proprio lo vedi seduto che mi stava. Tra l'altro, mi stava anche mirando. Uccido quello e sono nel gas. Quindi ho la maschera, due tacche. Dico, vabbè, scappo subito perché secondo me questo qua è nella torre che mi sta per pushare. No! Non era nella torre che mi stava pushando, era sotto la torre, fermo, con la In un maschera angolo, a camperare sotto una porta. immagino, bellissimo. Crouchato. E io, mentre scendevo col coso, ho ricevuto un proiettile e sono morto perché non c'avevo. Cioè, non è che dici, ma ho ucciso tirandomi giù tutta la vita. No, non c'avevo vita, c'avevo un. Hai presente quel 1 HP che rimane ogni tanto? Il singolo ti porta a camperare un po', soprattutto in questa mappa. E il problema è che questa mappa qua, ragazzi, c'è la landa dei camper. Quando tu fai una mappa che ha tanta verticalità, cioè significa sopra e sotto, che si alterna Parla, bravo, parla in continuamente, modo semplice, ok? La parla. verticalità è una meccanica di gioco che in molti giochi esiste, ma sono quei giochi dove c'è tanto movimento, ok? Quindi tipo Overwatch, che tu continui a guardare destra, sinistra, su, giù. Ma in un gioco come COD, dove l'essenza è camperare, perché questa è l'essenza, tu non puoi crearmi sopra e sotto e poi dentro a metà, ok? Cioè tu non puoi costruirmi un'abitazione ed è completamente esplorabile.
Perché sì, è bella come cosa il fatto che tu vedi un'abitazione e dici voglio entrarci per pushare quella. Il problema è che il player medio di questo gioco vede una stanza e dice io ci campero lì. Comoda, voto 10. Guarda che bella. Massimo, io già riammoderno un po', cambio un po' C'ho la le pregatina. ginocchia che mi fanno un po' male. Aspetta che mi sdraio qui, dietro questa porta, sulle scale. Cioè, a uno che tra l'altro mi ha anche insultato. Non ti dico, gli ho sparato sul cadavere perché ho sentito che aveva messo lo scudo portatile. E si è anche offeso. A tal punto di buttarsi sul tetto quando ha respawnato, di buttarsi sul tetto senza paracadute. Arrendersi, affronterete dei veri Oppure nemici. era semplicemente scarso. Allora, detto questo, Dove ovviamente camperiamo? forse la soluzione sarà diversa. Lo andremo a scoprire subito. Sì, la situazione è diversa, chiaramente, Cinisa. Non c'è una Sono persona che due. campera. Sono due. Sono due. A braccetto. Con due scudi portatili. E il Allora, disturbatore. E il ottimo. trophy. Un paio di mine. Va bene, Madonna! Naturalmente. Ho trovato un team scudo, bastoni, balestra M60 e le Tu solo mine. con le bestemmie, no? E le mine. Cioè, il team era diviso in quattro persone che avevano tutti lo scudo e le mine. E poi armi varie, tipo le spade, i bastoni. Uno c'aveva il mitraglione, quindi non è che dici basta starci lontano, che fai di tanto. No, c'avevano pure i mitragliatori. Ma nientato e io godo. Già ci Godo siamo come presi un dal counter. vizio. Sì, Questo, sì. guardate dal counter. Minchia, non ho manco premuto start. Già ho buttato Camper credo l'ultimo. ce l'abbia con me perché mi sono nascosto. Oh! Aspetta, aspetta, fammelo confermare! Strozzo di merda! No, Bello no, lui, no, bello lui, non ce l'ho, bello non ce l'ho con te, ce l'ho con lui che stava camper. Era, sai com'era? Era qua così. Ma lo dovevi dire prima, Ma me va, ma l'avevi va, ma va. lasciato. È per essere un po' toxic in questo gioco. Ma certo, ma ci sta, ma per Stavo carità, ma. sparando. Quelle barriere a volte le mettono per impedire il passaggio. Sì, il problema è Allora che sto non spina di funziona. fronte, qua. Dà Guarda solo che sto fastidio. individuato. No, il loadout non riusciamo a farlo Attivazione. proprio. Certo. No. Oh, mi hanno sparato. Io entro. Facile deve essere, gente, sento che passettino qua là. UAV nemico attivo. Non lo so. Dovrebbero stare Wow, ha fatto davanti. il lodi. Qua da me, qua Ammucchiata, da me, qua ammucchiata, da me, qua guarda. da me. Godo. Ce n'è un Non ci altro. puoi restare. Il gas è sempre più vicino. È qua a sinistra, questa stanza. No. Oh, è minchia, sì. UAV nemico attivo. C'è un soldato nemico. Scusa, ma questo elicottero? Mark target by airstrike. C'è uno qua sotto da me. Dove sono io? Nel sottopassaggio erano. Abbiamo i soldi se vuoi fare il lobby. Non riesco ad uscire, mi sono dalla finestra! No, Oh, che Cinesa! cazzo di. Ma che cazzo di finestre fanno? Chiamate quello che fa l'infissi. Lamentatevi tutti. Ah. Facciamo una riunione di condominio. Equipaggiamento per voi. Qua sotto a camperare, lo so. Oh, qua c'è uno. Dove?
Cine, se non mi morì! No, muori lui. L'uomo pianta, guarda! Come sei un botto? Intanto tu sei morto, io sono pure un botto. No, io sarò un botto, ma tu sei morto. Allora... Allora dove sono? Qua dove sono io c'è un po' di roba. Vabbè, roba inutile. Va bene, adesso andiamo. Alla chiesa? Dimmelo di nuovo. Patata fritta. È ancora alla chiesa. Qua sopra. No, ti ha pistato col coltellino. Ha missato il coltellino, carino. Meno male, meno male. Allora, detto questo, andiamo avanti. Delle forti titubanze, mi sono tenuto la Mac. Aspetta? Ma... mi sono tenuto la Mac. Scusami? Ah, sono un nemico. Oh! Da, sotto di me, sotto, sotto qua. Qua. Lo so, sto un attimo piastrando, arrivo. Granata lanciata. Craccato. Dietro. A posto, interessante. Sotto di me. Carico. Entro da qua, da dietro, aspetta. Ce ne stava uno in chiesa. È uscito da qua? Dove cazzo è andato? Ah, ma c'è il coso dei passi? Ma non li ho visti più, sono sparito. È andato sotto allora. Sì, è qua sopra, mi sa dove sono io. Vabbè, vabbè, aspetta, aspetta, non fai tempo. Ok, ci sei. Sono in botto. Eccolo, sotto l'arco. Sotto l'arco è entrato a sinistra. È uscito un altro, è entrato un altro. Qual è l'arco? Ah, arrivo, arrivo, arrivo. Una a terra, una a terra. Sopra, sopra, sopra. L'ha visto qua davanti? Sì, sì, vede davanti. È sceso. Bravo, cinese! GG, bravo, bravo, passi. No, non sono sicuro, eh. Aspetta che ho sbagliato a prendere arma. Sì, arriva uno però. Arriva il gas. Marco, la nuova zona sicura. Pressi delle stazioni di acquisto ritoccati. Allora, ho droppato qualcuno qui, ma dobbiamo capire dove. Sei pieno di piastre te o no? Sì. C'è uno che droppa qua davanti a noi, davanti a noi. Niente, è sceso più avanti. Ma che cazzo. Saldi, andiamo a fare un po' di roba. Ah, non riusciamo a fare nulla, mi sa. Infatti. Vabbè, ti lascio i soldi. Gente, gente da me, passi. Che direzione? Sotto verso la casetta. Tornati alla normalità. No, quelli sono i bot, occhio. Qua? No, no, qua, qua. Sì, 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 no, dico quelli che sparano. Qua da me. Sta qua dentro. Uno l'ho preso, ma ancora è uscito. No, è uscito, è uscito, è uscito, è uscito. Vieni, 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 vieni. E dall'altra parte, dall'altra parte, di fronte a noi in fondo. Aspetta, fammi fare una roba. Vieni. Frag out.
Non l'ho presa. Ho un AV se vuoi. Adesso lo tiro. Eccolo lui, quello là davanti a noi. Fuori safe. Uno in volo. È entrato in casa sotto. C'è un soldato nemico. È sotto, 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 sotto. È qua, 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 uno è salito sopra. Arrivo. Bravo. L'altro sta nel sottopassaggio, vieni. Uno è sotto, uno andiamo. È sotto. Prendiamo l'entrata sotterranea. Che coglioni questi, però. Ah, botte di merda. Ritorno non è più disponibile. Gas in avvicinamento. Nuova zona sicura. Andiamo. Sei tra gli ultimi. Aspetta, non lo vedo. Il problema è che qua se steppiamo male ci fotte entrambi. Infatti, muoviamoci tranquilli, senza pensieri. Qua. Eccolo. 3, 2, 1. Arriva qualcuno. Il compagno? No. Uno è sopra. Ho sentito. Sopra. Ok, sì, allora si è spawnato il suo amico. Io c'ho una cassa di piastre, poi sono quando vuoi. No, sono pieno. Te lo chiedevo prima perché c'erano. Ci avevo preso delle piastre io. Sì, sì, sono qua. Botte del cazzo. Qua sopra l'hai sentito? Qua sopra, sì. L'ho visto? Ci sono i passi? All'angolo! Bravo! All'angolo! All'angolino! Siamo team contro team. Posso dirti che mi puzza questa cosa qua? Che quelli là siano da solo. Cioè, siamo rimasti due team così. Quante kill tieni? Sei. 9. No, no, dico. Cioè, sono morti. Oh, qua a destra. Saliamo sopra. Riprendiamoci l'altezza. Vediamo, diamo un'occhiata. Ah, adesso da sinistra stanno. Loro sono la taglia. Anche perché quel team solo è rimasto. Sì, sì. Li vedo. Al faro. Non ho buttati sotto. Uno è sopra, uno è sopra il. Il faro. No, ho visto. Che cazzo. Quello lì c'è un'arma da merda. C'è un'arma da camper. C'ho un bombardamento. Aspetto che si stringe un po'. È tornato, c'è da. Ah, gli hai tirato un bombarda? No, no, ce l'ho. Vai, vai, tiraglielo. Dimmi quando l'hai tirato. Mira sul faro. Sul faro, no? Sì. No, non c'è più. Sono sotto tiro. Visto? Sì, sì, è qua davanti a me. È sopra il faro ancora. Uno è qua davanti a me, uno sopra il faro. Cos'hai fatto? Me lo sono tirato sopra. È craccato questo qua davanti a me? Un attimo. Un attimo. Sono senza piastre, ce n'è uno qua davanti. E un. Vieni, vieni qua alla cassa, vieni, vieni. C'è la sono nella merda, non posso muovermi. Devi tirare il bombardamento su di lui. Uno è sotto di me. Vieni verso di me. Ci sono buttati? Ci sono le casse. So. Dov'è? Contratto fallito. Tempo scassa di piastre. Aspetta, la trovate qua. Piastra. Uno è sotto di te. Uno fa niente in giro. Una terra, una terra, una terra, terra, terra. Under fire. Mi adesso. Fianco a me. No, non c'ho piastre, Cinisa. Ah, cazzo, a posto. Oddio. Sei soltanto tu. Devi sopravvivere fino all'arrivo dei. Vai tranquillo. Non bastano i soldi. Ti è spostato da sinistra, sta andando verso sinistra, sì.
GG, comunque questo era bravo, quello lì sulla torre. Madonna. Io non ho switchato, cioè non ho sparato un attacco. Ha fatto un saltino davanti e ho detto ciao. Secondo te ci insulteranno o hanno già resquittato? No, secondo me ci insulta qualcuno. Questo. Io volevo fare i complimenti, vediamo. No, vabbè. GG. GG ragazzi, GG. Niente, volevo fare il complimento io a questi. Vabbè, GG. Noi glielo abbiamo fatti, loro hanno. Volevo dirgli che quello sulla torre sparava bene e niente, non gli faccio il complimento, vaffanculo. Scusa, non volevo. Sì, è vero, comunque sparava bene. Molto bene, ma rotto i coglioni. Fai conto che mi ha distrutto le piastre 2-3 volte. No, a parte tutto non vorrei dire. Però siamo andati a uccidere per la partita mobili, sopra mobili. Muri di cartongesso. Gente che voleva rifare la scala, gente che stava pulendo. Cesa, ci sei o startiamo continuiamo, continuiamo con la coppia che scoppia? Coppia che scoppia o più più. Che studia in bicocca. Che non fa rima però fa niente. No. Allitterazione, assonanza. No, non è vero. Non dar retta, va tutto bene. Arriva, ha detto. Però muoviti, cazzo. Dai, c'è. Cioè, non sei ancora online. Guarda che ora è, guarda che ora è. Cioè, ma uno si deve arrabbiare. Io tra un po', dico, più tardi un'oretta tengo massima. Poi devo spegnere perché sono invitato a una festa bellissimissima, rompiballe. Cioè, di quelle che porca lo zio. Ah, una festa? No, però devo andare. Ah, una festa rompiballe, proprio, quindi. Quelle che tu c'è piacere, non vedevi l'ora che ti invitassero, allora. Fantastico. Okay. Wow. No, ci devi andare per forza. Va bene. Ho detto che mi sono fatto male. Non si fanno aspettare gli uomini. Martina, lo sai benissimo che noi uomini aspettiamo anche non ora. Non si fanno. Allora, non si fanno aspettare gli uomini. Guarda, ti dico io per esperienza personale. Hai ragione però. Allora, che hai la prima volta che sento questa frase, no, non si fa. Sì, esatto, infatti. È da una vita che io sapevo che siamo destinati ad aspettare. Pensa che io con la ragazza mia non c'è mai stata una volta in 8 anni dove lei abbia finito prima di me. Pensa che se è successo, se è. E stavo per dire, secondo me ci mette di più cinese a prepararsi perché lì è tutto bello. No, e invece no. Aspetti. E invece no, lo sai, sono più come cazzo sto va bene. Speedy speedy. Più attenta, no? E a volte è successo che lei ha finito prima 2-3 su 150.000 volte, più o meno. La proporzione è giusta. E quelle 2-3 volte è ritornata per ricambiarsi o per fare qualcos'altro, giusto per essere proprio coerente. Come nel sesso, insomma. Due volte su 350. Sì, giorni. Cioè, che poi sono 360. No, 2 su 350 nel senso che arriva prima lei, capito? Buonasera. Vero Cesa? Un attimo ero senza seguirvi. Guarda, no, dicevo che a Brambo che i miei 3 minuti compresi i preliminari, il progetto all'inizio da 1 minuto e mezzo. Allora, più o meno, sì, 3 minuti. Ma a me basta anche soltanto vederla, no, proprio, anche vestita. Nel momento appena la vedo, anche solo vestita, proprio mi emoziono completamente. Ciao, Cesa, comunque, ciao, Cesa. Mannaggia, Cesa. Buonasera. Allora, aspetta, arrivo. Devi ascoltarti questa canzone, Brambolo. I miei rapporti sessuali sono una gif. Cosa? Devi ascoltarti, è un po' vecchiotta, forse non l'hai neanche mai sentita, i Julians Casablanca. Madonna. Casablanca, come cazzo si chiama? C'era una canzone che si chiamava Gist in My Pen, il video faceva toccare, tutto così. No! Ripeto, avete bisogno di privacy.
Vabbè, ma ci scherzo, guarda, No, è tutto grazie. goliardico, non è vera queste cose qua che diciamo. Controllate l'attrezzatura, c'è tempo prima della missione. Vero, Per ragazzi? te forse. Sorridete annuite, ragazzi, sorridete annuite. Che mi sono aperto. Stavo sorridendo, non mi potete vedere che annuisco, però sorridevo. Stai annuendo per di più. Cosa sto vedendo? Vado a prendere ancora Chiesa, io l'acqua. sono un po' donna sotto questo punto di vista, non lo sapevo. Chiesa, è qui, Sul fattore di forza, è ritardo. Mamma mia. Avete bisogno di L'importante è privacy? partecipare. No, ma che privacy? Ma che privacy? È il Siamo peggiore, è la partiti. peggiore cosa che puoi dire a un uomo. L'importante è partecipare. Oh, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. No. No, aspetta. So Chi qual è si la... muove? Lo sappiamo benissimo qual è la frase peggiore che una donna ti può dire. Però non la diciamo perché siamo dei veri cavalieri, vero ragazzi? Quale? Quella è un po' piccolo? Sì, tipo, su quella è il pensiero che conta. No! Ma eri Andiamo, dentro? cacciamo. Vineri! Fedeli a Vineri! Keep non si capisce un cazzo, ragazzi, troppo complicato. Keep... Gli alleati caduti possono C'è ripartire. un nemico. C'è gente qua sopra! Guadagnate punti per farli tornare. Ah! Uccidete i nemici senza che lo facciano loro. Mamma, chi è tornata? Beppe, mi sono emozionato da solo. È Ma meno tutto male che bagnato c'era, il non so chi. cinita. Non mi Qua c'è un ricordo che cazzo Marco. c'era. Se non era per Cesa, stavo facendo chiacchiere all'altro mondo. Amen. No, no. Dato solo supporto un attimo. GG. Grazie. Su di me! Aia. Sono in due, merda. La piastra. Faccio una cosa, mo li chiudo la Comunque porta. Martina già aveva tutte queste frasi qua pronte, la cosa mi preoccupa. C'è gente anche nel cortile Confermo interno. bersaglio ostile. Hai un'altra occasione. Sfruttala bene. Si No, 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 Brutto lascia pure. camper. No, no, dobbiamo unirci, stanno uniti, vicini, vicini. Posso scrivere un libro? No. Vabbè, è un riscaldamento questo, io non avrei dubbi più La cosa non rassicura per nulla, Martina, che puoi scrivere un libro su complimenti pessimi che vuoi fare a un uomo. Posso scrivere un libro Ma voi non lo interessante. sapevate che l'importante era partecipare alla fin fine? Dipende dagli ambiti, però. Cioè, se fai una maratona e magari non la finisci per un motivo o per un altro, lì l'importante è partecipare, soprattutto se è Giusto. una di quelle magari tipo pro proteste, Ma quelle robe pro lì. cazzi. Esatto. No, scusa? Una maratona sti cazzi. Una maratona per quello proprio La maratona, cioè, c'è proprio il volantino che ho su scritto maratona di beneficenza per sto cazzo. prima no, esatto. Cosa? Allora, può scrivere un libro però su cosa? Ci faccia esempi, Martina. Ci faccia qualche esempio, ce lo faccio. Ce ne ha fatti due, vogliamo anche un terzo? Vogliamo Sì, sì. Martina, la peggiore cosa in buona fede che puoi dire a un uomo. Vogliamo quello che secondo te può essere la peggiore. Ma è una cosa che tu puoi dire, cioè cercando magari di rassicurare una persona, ma che questa cosa la fa andare No. semplicemente
fuori dei gangheri. Io non voglio sentirlo. Cioè, come fai a... Non vuoi sentirlo, Cesa, perché è una di quelle cose che magari hai sentito, non vuoi tipo attivare il... Fammi capire. Come fai a dire una cosa rassicurante ma allo stesso tempo farlo rimanere male? Come fai? Cioè, a non farlo rimanere male. Come cazzo si fa? Scusa, quelle robe lì che ha scritto prima in momenti molto particolari non ti darebbero fastidio? Ha scritto il pensiero che conta e l'importante è partecipare. Ah, quelle due. Vabbè, dai. Pensavo qualcosa di più. Non sei più sgarbato. Invece no. Ciao, Welder. Più sgarbato. No, no, sono quelle cose che tu dici molto, molto gentilmente. Cioè, magari che cerchi di rassicurare una persona. Ma peggiora solo la situazione perché evidenzia il fallimento, capito? Sì, perché già la situazione è fallita, già di suo. Nel senso. A un uomo ho chiesto se voleva la segnaletica. No! No! È tipo, era tipo quei bastoni luminosi dell'aeroporto, quello. No, tu li dovevi dire, aspetta un attimo, tiro nel comodino, ripeto le istruzioni e te lo do. È la scena di Griffin dove fa, sto aspettando un segnale da lei, e c'è tipo lei con con le luci, quelle della porta aerea. Sì, ciao Nico. Aspetta, apro il comodino, prendo le istruzioni e te le do. Inserire lo stantuffo. No, allora. Stiamo parlando di istruzioni d'uso, ragazzi. C'è sempre uno stantuffo. Tenere lontano dalla bocciata dei bambini, vuol dire. Ecco. Poi sotto però una piccola clausola. Ha rovinato anche famiglie intere, persone grandi. No. Non solo bambini. Vabbè, la verità. Però gente, dai, no, è per no, dire. Sì. No, no, per adesso no, non ho visto nessuno. Ah, no, ho riso troppo, mi sta venendo ancora più mal di testa. Come stai, Nico? Vabbè. Oh. Possibile? Mi sa che è sceso qualcuno. Andiamo a prendere questo qua davanti, ragazzi. No, non ce la facciamo, mi sa. Sto arrivando. No, dico non ce la facciamo nel senso... Esatto. Conviene prima fare il loddy. Poi c'è anche grazie come se avessi accettato. Quella è quando chiedi a una ragazza di uscire o le chiedi di venire a ballare. Abbiamo i soldi per ho avuto fin troppe esperienze con quella frase. Ma poi tutti io vengo in Number in bo? Cosa? Allora, no, che tenevo 8000, io anch'io ce li avevo. Ho per lo zio Ginisa. Avete tirato voi la flash? Ma te li ho pingati anche io i soldi, sì. Lì, ma non ce stanno arrivando? Credo. Non è si colpa stanno mia. Muovendo, ragazzi. No, Gesa, è sempre colpa tua, se non è mia, è tua. Ma io te li ho pingati, se te non li raccogli. Hai ragione, era solo per cercare di discolparmi. Non trovo il mio coltellino, da dove? Mi hanno fatto da sopra. Gas in movimento. Mi sa che non riusciamo a... non riusciamo a prenderlo. C'è lì! Qua, c'è, da dove cazzo sei? Due, Gesa, scappa. Lì che mangia. Che pushata ignorante. Allora dai, mo facciamo una partita seria, dai. Ce la possiamo fare. Ciao, non ci c'è più inventato. Dice povero Brambo. Ebbene, se brava mamma. 40 di danno. È proprio di quello che abbiamo bisogno. 40 di danno. Mamma. 40 di danno è tirare la siringa di adrenalina all'avversario.
Sì, Non manco gliel'hai forse. dato te a lui. Sì, esatto. No, ma manco. Io l'ho visto, l'ho mandato a fanculo e mi ha calciato 40 di danno. Ok, comunque abbiamo A capito distanza. di stare molto attenti a Martina. Perché non ha nessun filtro. Meglio, meglio. Meglio bella schietta, così dicono quello che pensano. Troppi giri di parole. Non ci giri troppo attorno, ci sta, ci sta. Ma che Cosa ridi? Cosa ridi? Ah, guarda te. ora, allora, organizziamo i cervelli, li sincronizziamo un attimino. Sincronizziamo gli orologi, G. Dai. New GG, dai, Il allora, mio lasciamoci insieme, fanno le perfetto. 8:40, il vostro. Comunque, Brambo, non voglio dire niente, ma siamo una coppia. Ogni volta ci facciamo una partitina in due. Siamo bellissimi, è vero? Hai notato Ce la anche tu. portiamo a casa qualcuno, attenzione. Tutto merito mio, naturalmente. Però, era È tutta colpa di per Cesa che ci ha essere. unito. Soprattutto per quello. Cioè, non Cosa volevo c'è? dirlo, si è capito? Sì. Ok. Ok, quello Non si è capito, vero, eh? capito. Cinisa, Ma oh! parliamo un attimo in codice così Cesa non capisce. Usate questo tempo per Esatto, allenarvi! fate bene. Cinisa, secondo me non va bene Cesa. Non so. Allora, fai una cosa. Soldato La nemico! tecnica del sorridi annuisci, teniamocelo, è così com'è, per favore. Avrà i suoi pregi, non ho capito ancora dove cazzo si trovano, però avrà i suoi pregi. I ragazzi ce li hanno tutti, perché lui non ce li può avere? Siamo proprio gentili, vero? Perché sì? Carino, cioè, delle sue cose, io ne sono sicuro. Io credo che però poi non dire niente, sennò quello, mamma mia, io lo sopporto. Avete smesso perché adesso mi rimetto l'audio, eh? No, Vediamo se si può fare qualcosa. Veramente non sono adatto di gioco. Hai Grande lasciato tutto. Cesa. Dai. No, Grande veramente. Cesa sempre. No, pensavo l'avevi fatta apposta. Quello davvero era Io un vado, se c'è fatto. stasera ci vediamo, se no domani. Non lo so, stasera forse vado a giocare a calcetto. Mio fratello Zona di guerra, sta cercando di posto. convincermi ad andare a giocare a calcetto con C'è un Boba. Ciao soldato Bilbo! nemico. E vai, intanto te la Comunque, vai a chiudere che ti muovi bene. comunque si scherza, Cesa, che vogliamo bene. Ebbene sì, Anche se... Cesa uno di noi, anche se è più brutto di noi, però Cesa Sì, uno quello sì, ha di voglia. Cesa uno Non di è noi, vero, Cesa uno di noi. Cesa è bellissimo. L'ho visto Cesa troppo. catafratto sul puff di casa di mio fratello. Mai quanto te però, Brambo, eh. Sai, avevo dormito 2 ore e mezzo, Marca 3 ore un punto quella d'ancia per il notte. team, li Io. guiderai. No, no, Poi io vedo Luca che si mette un po' a ridere. era ancora giorno. Cioè, eravate arrivati post grigliata. Eravate allegri, diciamo così. Ah no, qui sì. Pensavo la mattina, intendevo. Vabbè. Alleato un nemico. Attenzione. UAV nemico attivo. Sono due? Disturbatore Un nemico attimo, mi piace. individuato nella vostra area. Uno è da qui sotto. Uno è andato sotto, sì. UAV nemico attivo. Come siete voi? Sotto. No, due sono qua, Uno tutti e due fatto. traccati, tutti e due traccati. Arriva. Un altro a terra. Bravissimo. Quindi colpi. Arriva altra gente, vieni qua, c'è un sacco di cose. Stavolta ti è andata Adesso. bene. C'è qualcuno qua comunque. Ho sentito. Sì, di sotto. Vado. Là sotto dentro.
Sopra c'è altra gente? Boh. Ah, qua c'è un tunnel. C'è. Porta fuori. Sì, sì, ma non andiamo, Cesa. Vabbè, andiamo da Cesa. No, vai, vai, no, torno dietro. Non mi piace troppo. Là dove stavo io c'erano passi sopra, Sì. Saliamo qua sopra e li pushiamo normalmente. Non c'è. A terra. Me lo confermate? Grazie. Confermato, ne arriva un altro. Dovrebbe. È di danno per Rambo. Me lo dà più alto. Qua c'è un tunnel comunque. Dovete venire. Nemico in arrivo nell'area. Coltellino. Siamo su noi vicini. Chiesa, ma la volevi tu? Arma? Dove cazzo? No, no. Hanno fatto loadout qua davanti, ma ragazzi è tipo strain open dentro il gas oltretutto. Morto. Dobbiamo andare. Atterrato. Sì, aspetta che cerco di. Cauteressato. Forse c'è gente, eh. Dovrebbe morire. Vediamo, è morto. Sotto là, raga. Ah, scusate, raga, sul tetto io. Vabbè, non riusciamo a fare l'oddi. Sopra la chiesa, ragazzi. Da sotto, ragazzi, comunque, Li ho visti qua sotto. Attraversando, penso. Abbiamo preso il sonato proprio sotto. Di equipaggiamento per voi. Nelle cave. Giù al porto. Ma credo sia strada su. Sì, te l'ho detto anche prima. Grazie. Non l'ho capito. Vai, tranquillo, vai tranquillo. L'ho preso. Oh, davanti c'è gente. Sta crostando. Qua a sinistra, davanti a me. Venite. Un atterrato. Sopra qua davanti. Anzi no, sono davanti sotto. Quindi nel tunnel. Sì, qua la casa. Cato. Qui dentro? È uscito, è saltato sotto. Qualcun altro a sinistra. Non c'ho piastre, devo andare da... Oh, un tizio che vola. No, sono caduto. Su di me, raga, ce n'è uno. Camper sopra la tenda, davanti a voi. In alto. Bravi. Va bene. Che si cazzi. No, ho finito le munizioni. È lì. Sei riuscito? L'hai fatto? Sì, ce n'era ancora un altro. Qua davanti a me è sotto. Ah, non li vedo da qua io. È dentro quella casettina. Al ping verde più o meno. Poco più avanti del ping verde verso di noi. L'ho visto. Sono due. Mi autoresto io. Sopra di me, esattamente sopra di me, ragazzi, ce n'è uno. Tua fine, amico Artico. Membro della squadra in rientro. L'avevo visto il messaggio. Avete ucciso quello sopra? No, due sono qua, uno è trattato. Ho un contatto. Mannaggia, attaccati. Non riesco a dare una mano io allora. Terra quello sopra. Sei da solo, guarda che sono bloccato qua sotto. A sinistra. I tuoi compagni sono morti.
no, perché ero appena rimasto, sono andato addosso. GG, bravo. Disturbatore radar nemico nella vostra area. Sta restando a bordo sempre. Ma che cazzo, che culaccio. Ah. Membro della squadra in rientro. No, perché è scomparso? Un colpo c'avevo ancora. Ma l'ha preso a cazzo. Non ci credo. No. Che sei? Sei da solo per 20 secondi. Eccolo. Dai, faccio l'ultima che... Corre nascosto. Che sono stanco. Sei stanco, Brambo? Sì, mal di testa destabilizzante. Colpa di Cesa. Brutto. Colpa di Cesa, proprio sì. Colpa di Cesa. Le ultime parole famose, sì, infatti. Infatti. Grazie. Impegno. Ah, ti impegni? Grazie, Cini. Grazie. Meno male, lo sai di chi sta parlando, no? Io voglio dire alla mamma. Ma passerà, è un momento. Passerà. Passerà. No, in questo. Nel senso che passerà il tempo. Nicolo Rizzo, grazie per il like, benvenuto in live. È puramente casuale, esattamente. Oh, che è sta TV di merda? C'è una questione d'accento, un attimo. In questo mondo di Brambi. In questo mondo di pro player, io sono l'ultimo rimasto senza mani. L'ultimo dei senza mani. Mamma mia, GG, quanto è forte questo? Posso scartare? Allora, due sono le cose. Poi forte lui, poi sono scarso io. Cioè poi, malaguratamente, sono tutti e due. È la mattina. Basta scherzare. Inizio. Ma dai! In volo così mi ha fatto. Vai, quest'ultima partita giochiamola bene perché è ultima, anche se moriamo in 10 secondi. Allora, come? Dov'è? Allora, dove volete andare? Non ne ho idea. Dove volete? Volete una parte dove non si capisce un cazzo? Indica un punto di lancio no, per il vai! Chi push? Ecco. Andiamo bene. Guarda, l'unica cosa che posso dirti è che partiamo da quel terrazzo, dopodiché guadagnate punti per farli tornare. Poi non so più com'è la mappa. Non ne posso poi fare tutto io. UAV nemico attivo. Bene. Mi avete già lasciato con non saperci. Ma io sono qua in mezzo al torre. Perderci qui è facile. Io seguo Brambo. Mi spaventatissimo. Oh. No! Sì, meno male. Allora. Ah, ce l'avevo. No, ce l'avevo anch'io, guarda. Ah, ecco perché. No, ma mi rubi la mia, ma c'è sto.
No, smettila, Trevor. smettila, di stare vicino al mio loot. T'ho visto come hai guardato quella Luccio. maschera. Questa è mia, questa è mia. È mia. Guarda, bombardamento. No, è stata sulla. Ho trovato tempra io. Ti lascio i soldi, fai un UAV, qualcosa. C'è già un bombi. Lo mando subito lui. Non mi basta. Sì, vieni. Lo mando io l'UAV. Sì. Che posso prendere che sono un amico per? Servono dopo. Ah. Proviamo. Venite, andiamo a Provare a fightare, pescare amici. una guerra ora. Vediamo quante parolacce mi dirò da solo per la scelta che ho fatto. È buona, a me piace un sacco. What? Perché hanno tirato un bombardamento qua? Non c'era nessuno qui. A meno che non c'è qualcuno qua sotto. Ed è quello che temo. Credo ci sia qualcuno qua sotto di noi, eh. Oh, tizi volanti. Vai, raga, pushiamo qua a destra. Niente, facciamo la torre. Quasi. Mica che equilibrista che sei, io sei proprio un equilibrista. Oh, ho tirato una testata al soffitto, che ti devo dire? Io ho preso il lampadario con le gengive. Ma C'è uno qua su di me, qua su di me. Sì, con la faccia. Che infatti ci sono un colpo gli ho dato. Due, tre massimo. No, ma quest'arma gli ho sbagliato i colpi, invece di incendiari. Non si mettono più, toglie danni adesso l'incendiario. No, toglierlo non lo toglie. Però Eh se no, tocca perché tanto, lo trasforma in danno nel tempo. Lo so, ma in un fight tu muori e magari forse lui muore dopo. Esatto, sempre quello, purtroppo. Vado a fare una bella cazzata, rimanete lì. Allora, qua c'è gente. Arrivo, amici! Sì, al Amici! ping c'è tanta gente. Amici! Qui c'è Anche gente. poggiù. Bravo. Allora. Yes. All right. Cosa vogliamo fare? Schifo. A parte quello. Allora. Uno qua davanti a me. Davanti a me a sinistra nelle tombe lì, come si chiama? Il cimitero. Nelle tombe. Non li vedo. Arrivo! Non lo vedo Qua neanch'io. più avanti, era sotto qua a sinistra. Ha preso quel loadout lì. Vedi? C'è una pistolina. Pistolino! Vedi? Lì. Proprio lì. Davanti, direzione sud. Morto davanti a me, craccato dentro la casettina lì, spinga arancio. C'è un team. Vogliamo andiamo? Vuoi andare a fettare quello lì, spinga arancio? No, là c'è altra gente. Qua a destra? A sinistra, 110 più o meno. Ti stanno sparando qua davanti in mezzo alle vie. Sì, da quella parte le tende pure. Sì, qua sopra anche, sul tetto azzurro. Però
craccato. Se riuscite a coprirmi un attimo, provo ad andare avanti io. Qua dietro. Uno davanti a me. Un tizio qua davanti a me. Io caro, l'ho preso mentre volavo. Bombardamento di precisione alleato. Attenzione. Questo è proprio un approfittatore di merda. Qua davanti ce n'era uno qua davanti e uno a sinistra. No, ma ha fatto qua. GG. Mannaggia. Che cagata. Sono spawnato io. Ecco il camper sul nostro coso. Vabbè, raga. Buona serata ragazzi. A te, Brambo. Grazie per le partite. Ciao belli. Grazie a te. Ciao Brambo. E niente ragazzi, noi quindi ci salutiamo qui. Come sempre un salutone dal vostro Brambo. Un bacio e un abbraccio. Fate i bravi, fate i buoni. Ci si vede prossimamente con una prossima live. Buona serata ragazzi.